Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando udì della morte di Giovanni Battista, Gesù partì su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano. Date loro voi stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione. Spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Bentrovati da Don Matteo Prettico. Ecco allora che il Vangelo che abbiamo ascoltato è una prosecuzione, anzi meglio, è un'anticipazione in chiave matteana del Vangelo di ieri, del Vangelo di domenica, del Vangelo di Giovanni, che ovviamente è la fine di un grande discorso che parte proprio dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci. E oggi Matteo ce lo ripropone nella ferialità di questo giorno, però troviamo ovviamente dei legami in comune. Quindi, cercando di andare un po' oltre a questi, per non essere ripetitivo, a queste similitudini, andiamo un attimo al cuore. E il cuore del Vangelo è che Gesù non congeda le persone finché queste persone non stanno bene. Gesù, appunto, guarda i bisogni di queste persone. Gesù si concentra, non sul fatto che è tardi, bisogna andare a dormire, come umanamente dicono i discepoli, va oltre. Gesù guarda ai nostri bisogni. E questo è il principio dell'incarnazione. Dio si è fatto uomo perché ogni aspetto dell'uomo, dal più bello al più brutto, diciamo così, non sono estranei al cuore di Dio. Dio non è un estraneo ai miei bisogni, non è un Dio che mi guarda dall'alto, che si nutre delle cose più prelibate, come gli antichi greci potevano pensare, ma è un Dio che non viene nell'uomo, sulla terra, per sparigliare le carte e divertirsi, no, viene sulla terra per assumere in tutto la condizione umana, e assumendo la condizione umana, per salvare l'uomo. È un Dio che si sporca le mani con l'umanità. Tant'è vero che, da quel poco che noi abbiamo, Gesù sa sempre trarre molto. Ecco allora la moltiplicazione dei pani. Quel poco che l'umanità ha da offrire, ecco, Dio non lo scarta. Dio non scarta quel poco che ho. Noi ci vergogniamo di avere poco, perché noi calcoliamo tutto, tutto. Dio non è un calcolatore, Dio non è un ragioniere. No, non lo è. Dio guarda quel poco che ho, e tutti, tutti abbiamo almeno quel poco. Dio prende quel poco che ho e soltanto attraverso il suo amore lo fa diventare tanto. Moltiplica le mie pochezze facendole diventare grandezze. Uno dice: moltiplica le mie pochezze, sembra che allora ho ancora tante pochezze. No,
perché appunto il calcolo di Dio è un calcolo allo spreco. Dio aggiunge alle mie pochezze, Dio aggiunge il suo amore e le fa diventare grandezza, perché per Dio non esiste lo spreco nell'amore. Si è fatto uomo, ha sprecato la sua divinità per farsi uomo, per farsi simile a me. Chi glielo ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare di fare una vita di remogramma, scusate la parola, fino a morire in croce? Chi gliel'ha fatto fare? Uno spreco d'amore gliel'ha fatto fare. Dio non calcola l'amore. Tanto è vero che appunto ne avanzano 12 seste piene. Non calcola, non sfama quelle. Dio spreca, sovrabbonda l'amore di Dio. La misura dell'amore di Dio è il senza misura, dicevano. Dio sovrabbonda nell'amore. Quei 12 ceste, come dire, 12 come le tribù di Israele, 12 come gli apostoli, che sono il nuovo Israele. Come dire che questo amore sprecato è un amore che poi va portato a tutti, deve arrivare a tutti. Perché soltanto un amore sprecato arriva a tutti. Un amore calcolato è un amore che non arriva, perché è un amore finto. Non si può calcolare l'amore, perché l'amore è ciò che è più simile a Dio che amore. Anzi, oserei dire che proprio è Dio che, facendoci a sua immagine e somiglianza, ci ha, come si dice, messo dentro di noi, geneticamente dentro di noi, l'amore. E l'amore, come Dio, non si può calcolare. Se calcolo Dio, perdo Dio. Se calcolo l'amore, perdo l'amore. L'amore è sempre uno spreco, ma lo spreco più bello. Non si può sprecare il cibo, non si possono sprecare i soldi, non si può sprecare il tempo, che non ci tornerà mai indietro. Ma l'amore non solo va sprecato, ma deve essere sprecato. Perché soltanto così ci tornerà indietro come un fiume in piena, che ci irrigherà, che renderà fertile il nostro cuore. Chi calcola l'amore ha un cuore inaridito. Chi invece sa sprecare nell'amore, sa non calcolare nell'amore, ha un cuore di carne, un cuore vivo, perché è il cuore di Dio. Si dice nella preghiera del Sacro Cuore, Signore Gesù, rendi il mio cuore simile al tuo, ecco, un cuore amante, un cuore simile al suo. Un Dio che non calcola, e quindi non calcola neanche il mio peccato. Un Dio che non calcola l'amore, quindi non calcola neanche le mie pochezze. Non vergogniamoci mai di quel poco che abbiamo, perché Dio non è un calcolatore. Dio è misericordia. Dio è amore. Dio sa rendere tanto anche il poco che io ho. Grazie e arrivederci.